crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre. Noi cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli. Siamo pronti? Bene. Stamattina dovevo continuare a predicare. Io sono stato in Calabria intanto e ho pagato un riscatto per venire qua. Una bella chiesa, sono circa 70-80 persone, 5 anni che sono. Io guardo voi, mi sento più sicuro. sono circa 70-80 persone e stanno facendo un ottimo lavoro, è stata veramente una bellissima benedizione. Immaginatevi, mentre io parlavo cantando, parlavo in lingue, dopo la predica c'è stata una persona che è venuta e mi ha detto: pastore, tu non conosci né il mio nome né il mio cognome e tu hai chiamato il mio nome mentre parlavi in lingue, una cosa. Io ho detto: guarda, Dio ti sta chiamando, hai una missione, Dio ti sta chiamando. Insomma, è stato veramente bello, un sacco di appelli per le guarigioni, è stato molto bello. Vi salutano, ok? E poi ad Aosta, a gennaio, stiamo preparando nella domenica pomeriggio, perché ovviamente abbiamo il gospel la mattina, pomeriggio faremo un gospel lì ad Aosta, perché c'è gente che non può venire, oltre a questi sei che Monica ha detto, c'è gente che non può venire o ovviamente è un po' delusa per varie situazioni. Allora, se iniziamo a fare qualche cosa una volta al mese lì, si incentivano anche le persone a venire in chiesa. Dunque preparatevi, mese di giugno, una domenica, si impegneranno a gennaio, che ho detto? Giugno ho detto, ma veramente non mi sono neanche sentito. Meno male che sentite voi. E a gennaio, e se riusciamo a fare un bel gruppetto, andare, sarebbe veramente un grande aiuto per loro. E vi dicevo, dovevo continuare a predicare il... Che cosa ho predicato, vi ricordate? Ecco, il valore del sangue, che avrei trattato degli uccelli, era... che cos'era? Il vitello, le pecore e gli uccelli. E gli uccelli dovevo trattare, ma essendo che stamattina c'è la... gospel della moltiplicazione, e volevo trattare un po' sulla moltiplicazione, e più che sulla moltiplicazione, sul il titolo. Andiamo a vedere un attimino sul titolo, perché non c'è moltiplicazione se prima non impari l'addizione. A scuola così ti insegnano, no? 1 più 1 quanto fa? Poi impari 2 per 2, inizi a imparare. Allora, sei disposto a lasciare? Non c'è una moltiplicazione in tutti i sensi, in tutti i sensi, a 360 gradi, non a 3060 gradi. Qualcuno che si ricorda che qualcuno l'ha detto domenica. 360 gradi. Dunque, sei disposto a lasciare, non è sei disposto a perdere. Perché nel regno di Dio non si perde, non si perde, si guadagna. Tanto è vero, Israele quando uscì dall'Egitto andò a Canaan. Canaan significa affare, business. E dato che loro hanno vissuto per 40 anni schiavi, ossia 400 anni schiavi, e per 40 anni nel deserto hanno avuto una mentalità da schiavi. Dunque non potevano pensare di entrare in un territorio per fare affari, per essere business, per aprire la partita IVA, per lavorare per conto proprio, perché si sentivano miseri, inferiori, incapaci. Hanno sempre pensato ai mattoni,
ai mattoni ed essere comandati, comandati, sì signore, e adesso cambiare posizione a comandare, non si sentivano adeguati, perché da generazione a generazione avevano imparato ad essere comandati, ad essere schiavi, e rappresentava, erano schiavi anche del nemico, ovviamente, perché Egitto rappresentava il nemico. E alle volte i credenti fanno questo, che escono da una circostanza terrificante, diventano credenti e hanno una mentalità da essere comandati, comandati, e non riescono a comandare, prima la loro vita. Vogliono comandare gli altri, ma non comandano la loro vita. Prima di comandare gli altri, devi imparare a comandare te stesso. A dire la tua carne, ad esempio, stai zitta. A dire i tuoi pensieri, tu non mi domini. Quando tu imparerai a comandare te stesso, quando incomincerai a dominare te stesso, allora inizierai a dominare anche le circostanze. Allora sei disposto a lasciare. Io vi ho sempre detto e ve lo ripeto ancora che il sistema del regno di Dio è totalmente diverso dal sistema del regno del mondo. È totalmente diverso. Il sistema di Dio ha un principio totalmente diverso. L'esempio, sei disposto a lasciare, perché quando lasci trovi. Quando perdi hai salvezza, salute. Se invece tu vuoi ricevere ma non impari a lasciare, non guadagni, non trovi. Infatti Gesù l'ha detto, andiamola a leggere, saltiamo la sequenza, non vi preoccupate, poi lo riprendiamo. Matteo, dov'è? No, Luca 9:24, dopo Isaia, ecco, 9:24, lo so che vi ho un attimino, non c'è Luca 9:24? Non ce l'avete, ok, lo leggo io, non c'è problema, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amore mio la salverà. Allora, questo è Gesù che lo dice: chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Infatti Gesù ha detto: che cosa vale all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la sua anima? Cosa vale? Non vale niente. E qui dà una sentenza molto chiara e dei principi molto chiari, che dice: perché chi vorrà salvare la sua vita, tenere per se stesso, la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amore mio la salverà. Interessante. Quando lasci trovi, quando perdi salvo sei. Dunque il titolo, il titolo, bravissimo. Sei disposto a lasciare. Ho parlato di lasciare, sei disposto, non disponibile, perché alle volte non siamo disponibili, ma siamo disposti. L'esempio. Io posso essere disposto ad aiutarti domani mattina, ma non ho la disponibilità, cioè non ho la macchina, non ho il denaro per venire in Sicilia a darti una mano. Non posso, ma sono disposto interiormente, io desidero aiutarti, io voglio aiutarti, ho piacere di aiutarti, ma non ho la possibilità. Questo è, ecco perché dice, perché ho messo il titolo, sei disposto a lasciare. E la tua disposizione è la cosa importante. Tanto è vero, Isaia, adesso spero che c'è questo, c'è Isaia? Se c'è Isaia dovrebbe esserci anche Luca, ma comunque ha preso il volo.
Sentite che cosa dice. C'è? Isaia 1, 9. È l'unico Isaia che c'è. Ecco. Se siete disposti a obbedire, mangerete i frutti del paese? No, migliori. Se siete disposti, non disponibili. Dunque, se sei disposto interiormente, perché la disposizione è qualcosa di interiore, e poi dice a obbedire, è una manifestazione esterna. Non puoi manifestare esternamente la tua obbedienza se prima non hai imparato ad essere disposto. La gente vuole essere subito obbediente, vuole far vedere la sua obbedienza, ma non puoi far vedere la tua obbedienza se tu non sei predisposto nell'obbedienza. Cosa voglio dirti? Che tu lo puoi fare per far vedere la tua obbedienza, dunque fai le cose, ma interiormente non sei contento di farlo. E dunque la tua obbedienza sarà molto limitata. Ma quando tu interiormente desideri obbedire, la tua obbedienza, la manifestazione della tua obbedienza sarà prolungata e Dio ti onorerà. Dunque la disposizione è molto importante. Lui ci sta dando una promessa: mangerete i frutti migliori. Dunque, se tu sei, io ho messo qua, quando, qualcuno dice, quando avrò, darò. Quando sarò, farò. Quando avrò, darò. Quando sarò, chitarrista, predicatore, quando sarò, farò. No, 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 no. Tu inizia a dare con quello che già dai. Inizia a fare con quello che sei già. Cosa sei? Un discepolo, normale discepolo? Bene, inizia a fare qualcosa da discepolo. Non quando sarò pastore, quando sarò mentore, quando sarò che sia. No, 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 no. Perché sta cosa quando sarò, quando avrò, la gente si è persa. Quando, dimmi quando. Ecco, questa canzone la sapete. Allora senti, se sei disposto, sei anche esposto. Questa è la mia firma, questa è la mia frase, non l'ho rubata da nessuno. Se sei disposto, sei anche esposto. Cioè quando una persona è disposta interiormente, si espone, perché l'obbedienza ha a che vedere di mi espongo, io mi espongo. Una persona che dice sono disposto, sì, ma poi non vedi che si espone, la tua disposizione lo legge solo Dio. E io non lo leggo, caro. Io non lo leggo. Tu puoi avere tante essere disposto in quantità, ma se poi tu non sei esposto, non lo fai vedere. Se io dico di essere cristiano, poi dinanzi alla testimonianza non parlo di Cristo, dov'è? Se io dichiaro che sono stato guarito e poi non parlo, serve a nulla. Infatti, che cosa ha fatto Dio? Ha lasciato il figlio, ha lasciato un seme di figlio e ne ha trovati tanti figli. Il padre ha dovuto lasciare qualche cosa che gli costava, amava, faceva parte di se stesso. Questo suo figlio era se stesso, era la sua persona. Dunque staccarsi era già doloroso. Immaginatevi essere crocifisso. Che gran dolore. Ma lui che cosa vedeva? Il nostro Padre Celeste che cosa vedeva? Vedeva noi. Un figlio lascio, ma guadagno miliardi di figli. Noi invece vogliamo figli, vogliamo benedizioni, ma non vogliamo lasciare. L'esempio, quando tu
mangi una mela, cosa fai? Mangi la mela e anche il seme, perché hai la fame. E allora dice: io ho fame, ho solo la mela, non ho niente, mi mangio anche il seme, che se ne frega. Vivi oggi e domani sei morto. Invece mangi la mela, dice: è vero che ho solo una mela, non ho niente, ma ho solo una mela. Ma se mangio la mela e mangio anche il seme, io domani non ci sono. Ma se lascio il seme e lo semino, lascio il seme, la semino, io avrò domani altro mele e saprò vivere. E la gente che cosa fa? Vuole tenere, 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 tenere. Lascia, specialmente quando una persona non ti vuole e non ti ama e non ti cerca, lascialo andare. Salutalo. Ciao ciao. Arrivederci. Ok? Non c'è da piangere, non c'è da gridare, non c'è assolutamente. Dunque, impariamo da questa strategia meravigliosa, la strategia del mondo che cosa dice? Non lasciare, non perdere, assolutamente. Devi avere, devi avere, devi avere. No, 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 Dio invece dice: vuoi tanto? Impara. Io sono il tuo modello. È Dio che lo dice, non io. Io sono il tuo modello. Vuoi avere tanti figli? Guarda che cosa ho fatto io. Ho dato mio figlio e dando mio figlio adesso ho un sacco di figli. Bellissimo. C'è una storia raccapricciante e questa storia è ai tempi della guerra, quando c'erano la guerra della Corea, nord e sud, quando c'erano i comunisti. E questo è Yong-Gi-Cho, il pastore della Corea del Sud, che ha la chiesa più grande, è discutibile, alcuni dicono che la chiesa di Nigeria è la chiesa più grande, sono arrivati 1.000.000+, ma comunque è scritto nero su bianco. Ai tempi del comunismo hanno preso questa famiglia cristiana, con marito, moglie e figli, e hanno scavato una fossa davanti al pubblico, e gli hanno detto: tu devi rinnegare, al padre, gli hanno detto: tu devi rinnegare Gesù se vuoi vivere e vuoi vedere i tuoi figli e tua moglie. Lui ovviamente disse, guardando i figli, ha detto: no, 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 rinnego, rinnego, perché non posso vedere i miei figli morire davanti ai miei occhi. La moglie prende in mano la situazione. Grande donne, donne, siete meravigliosi. Donne mogli, siete meravigliosi quando supportate, quando incassate, quando vedete il marito traballare per 1.000 problemi della vita e voi non siete aggressivi, non state lì. Invece siete dietro, supportate, sostenete. Grandi donne, grandi mogli siete. E questa donna, madre, marito, moglie, madre, lei dice: no, non puoi rinnegare, non possiamo rinnegare. Lo guarda e dice: non possiamo rinnegare, perché erano vicini, non possiamo rinnegare, noi abbiamo una vita eterna che ci aspetta, adesso cantiamo. E ha preso in mano la situazione, hanno iniziato a cantare. Lei ha iniziato a cantare, il marito si è avvicinato, ha iniziato a cantare, i figli hanno iniziato a cantare, l'hanno seppelliti tutti quanti. E lo sapete, nero su bianco è scritto. Hanno perso, una famiglia si è persa, ma tutte le persone che erano lì attorno, la maggioranza delle persone si sono convertite. E sono nella chiesa del pastore Yong-Gi-Cho. Bellissimo! Ci sono alle volte che Dio ci libera. Ci sono alle volte che Dio non ci libera, ma ci fa vedere poi il frutto. Bellissimo, bellissimo. Allora dobbiamo imparare, cari, a saper lasciare, saper seminare. Solo così riusciamo a vincere. E allora c'è una storia, sarò veloce, c'è una storia. Ho fatto una premessa giusto per farvi notare quanto è importante. L'Antico Testamento, Isaia dice: sei disposto a obbedire?
mangerai frutti migliori. La parola di Dio è verità, o è verità o è falsa. Non c'è qualcosa di mezzo. O c'è qualcosa che dobbiamo aggiustare noi. Non può essere diversamente. Perché ho notato in questi anni, con tutte le litigate che ho fatto con Dio, ho notato che ha sempre ragione. Me ne sono accorto. Un po' tardi, ho perso un po' i capelli, ma ha sempre ragione. E poi abbiamo letto, perlomeno io l'ho letto, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amore mio, qui è il segreto, per amore mio, la salverà. Per amore di chi sei qua? Per amore della musica, per amore della predica, per l'amore dell'assemblea, per amore della fratellanza, per amore perché non sai dove andare, e dice va bene che bel tempo, non sai dove andare, per amore di chi? Per amore di chi tu stai facendo, seminando, facendo qualcosa? Per amore della tua gloria? Per amore che le persone ti possano dire, oh, wow, il pastore, ma che carino che è, ma che umile che è, che poi è da vedere, no? Perché ancora non sei vicino, seduto vicino a me a camminare un po' un tragitto, poi vedi la mia umiltà fino a dove arriva, no? Per amore di chi? Per amore di chi? Perché quando tu lo fai per amore di Cristo, tutte le cose ti scivolano da addosso. Tutte le cose. Dimostrazione mia. Io lo sto sperimentando. Quando qualsiasi cosa lo fai per amore suo. Non c'è nessuna difficoltà, nessuna critica, nessuna cosa che potrà fermarti. Nessuna cosa. Ma se lo fai per amore di... È così sottile. È così sottile, cari. E lo sapete che questa sottigliezza è così sottile che solo quando ci sarà il problema scoprirai se lo fai per amore suo o per amore di qualche cosa. Solo quando ci saranno problemi, quando passerai una prova, quando passerai una difficoltà, quando ti sentirai da solo e da solo rimarrai, allora incomincerai a capire se tutte le cose che hai fatto prima le hai fatto per amore suo o per amore di che cosa. Forse non lo so neanche io, non ti so dire neanche qual è la cosa per amore che stai facendo. Non lo so, ma una cosa so, che quando imparerai, quando affronterai ad essere dinanzi a un problema, faccia a faccia, e sarai solo, allora scoprirai per chi lo stai facendo. Per chi? Forse per un raggiungimento a un tuo obiettivo, sano come principio. Ma malsano perché non è per amore suo. Signore, io voglio predicare a moltitudine. Io parlo per me, no? Così non tocco nessuno di voi. Voglio predicare a moltitudine, oh Dio, sì, sano, bellissima preghiera, bellissima, piangendo forse anche. Poi ti ritrovi che sei solo, ti ritrovi che sei incompreso da tutti e da tutto. Allora se continui a fare la stessa preghiera, allora lo fai per amore di questa gente che sta morendo. Se non lo fai più, è perché lo facevi per amore della tua gloria. Voglio avere una moltitudine, perché voglio predicare. E voglio predicare anche in inglese, perché io sono il migliore dei peggiori. Allora vi racconto questa storia, vi racconto. È una storia che Gesù l'ha vissuto e ci sono dei principi. Principi interessanti. Andiamolo a leggere. Giovanni, tanto lo leggiamo così velocemente. Giovanni capitolo 6, da 1 a 15. Dopo queste cose, non vi dico che cosa, lo leggete a casa. Gesù se ne andò all'altra riva del Mar di Galilea, cioè il Mar di Tiberiade. Andiamo avanti. Una gran folla lo seguiva perché vedeva i miracoli che egli faceva. Meglio che lo leggo qua. Una gran folla lo seguiva perché vedeva i miracoli che egli faceva sugli infermi.
Ma Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Or la Pasqua, la festa dei Giudei, era vicina. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo che una gran folla veniva verso di lui, disse a Filippo: dove compreremo del pane perché questa gente abbia da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova, perché sapeva bene quello che stava per fare. Filippo gli rispose: 200 denari di pani non bastano perché ciascuno ne riceva un pezzetto. Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simone, Pietro, gli disse: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cosa sono per tanta gente? Gesù disse: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. La gente dunque si sedette ed erano circa 5.000 uomini. Gesù quindi prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci, quanti ne vollero. Quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché niente si perda. Essi quindi li raccolsero e riempirono 12 cesti di pezzi. E di quei 5 pani d'orzo erano avanzati a quelli che avevano mangiato. La gente dunque, avendo visto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse: questi è certo il profeta che deve venire nel mondo. Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, tutto solo. Tutto solo. Che cosa gli dice Gesù? Gli dice una cosa interessante. Una marea di gente, gran bisogno, grande necessità, il denaro non basta, e c'è questo ragazzo che ha i pesci, pane e pesci. Cosa bisogna fare? Bisogna togliergli quel pezzo di pesce che ha. Tu l'avresti tolto? Io non l'avrei tolto, vero? Perché questo ragazzo, dunque con poca esperienza, perché è un ragazzo, non è adulto, ma è un ragazzo, con poca esperienza, gli viene detto: dacci il tuo pane e i pesci, e io gli avrei detto: non do né pane né pesci. Non mi interessa dei 5.000 erano. Non mi interessa. Invece è interessante. Gli dicono di dare il pane e i pesci al maestro, guarda caso, lui rimane senza pane e pesci, frutto del sudore suo, e riceve frutto della grazia di Dio che dà salute e vigore nelle sue mani. Se tu non impari a lasciare quello che ti è faticoso, che hai pagato un prezzo, che è un fardello, e se non impari a lasciare, non avrai mai nelle tue mani miracolo. Noi vogliamo i miracoli, noi vogliamo i miracoli, desideriamo i miracoli, bramiamo i miracoli, ma i miracoli bisogna, se li vogliamo vedere, li dobbiamo prima lasciare, dobbiamo avere le mani vuote. Se non abbiamo le mani vuote, i miracoli non li vedi. L'esempio: se tu vai dietro, ed è giusto che andiate, spero che non mi capite male, se voi andate dietro a tutti i medici e a tutte le pillole che state prendendo, il miracolo non lo vedrete, vero? Ma quando deciderete e direte: no, le pillole non li prendo più perché voglio il miracolo, cioè non voglio più nelle mie mani frutto di un sudore del scienziato, dei dottori, eccetera, non lo voglio più nelle mie mani, io voglio il miracolo di Dio nelle mie mani, tant'è vero, guardate il caso, che in Africa, dove non hanno soldi, non hanno possibilità di avere medicine o medici, eccetera, ci sono miracoli a gogo. Invece in Europa, cioè la stessa persona, cioè Bonchi, in Africa fa miracoli a tutto spiano, viene in Europa, viene in Italia, perché è venuto anche in Italia, pochissimi miracoli. Come mai? Perché hanno nelle loro mani la soluzione, la loro fatica.
la fatica delle persone, il miracolo delle persone hanno. Non hanno la voglia, il desiderio, il piacere di prendere il miracolo di Dio. Invece gli africani che non hanno niente nelle loro mani, non possono né pagare il dottore, non possono comprare neanche le medicine, allora hanno le mani vuote. Dio dice, perché hai le mani vuote, io ti metto il regalo della tua guarigione. Interessante. Interessante. Allora che cosa ci vuole dire questo? Tu vuoi un miracolo? Ebbene impara con il tuo mal di testa. Hai un mal di testa? Non pregare per guarire il tuo figlio, che poi lo fai soffrire. Stai tranquillo, sei guarito, stai nel nome di Gesù, stai tranquilla, sei guarita. E quella, mamma, mamma, stai tranquilla, Gesù ti guarisce. No, no, non fare la cavia a tua figlia, a tuo figlio. Fai la cavia a te stesso. Hai mal di testa? Impara a dire, Signore, queste pillole sono frutto di un sudore, di una fatica delle persone che hanno fatto una cosa buona, hanno alleggerito, hanno alleviato i dolori delle persone, ma io voglio lasciare andare e avere le mani libere per prendere il tuo miracolo. Impara a queste cose. Allora Gesù che cosa dice? Fa una cosa bellissima, gli dice, digli di andare a sedersi. Un'altra cosa, un altro principio importante è, infatti iniziano a sedersi 50, 100 e 50. Cosa ci insegna? L'organizzazione. Noi dobbiamo imparare ad organizzarci. Chi è, non vi dico di alzare la mano, chi è la persona che si è già organizzata per la settimana futura? Per questa settimana futura? No, 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 non alzate le mani. Faccio la stessa domanda, ma un po' più precisa. Chi è quella persona che ha fatto, si è organizzato per la settimana, per questa settimana, sulla vita spirituale? Per la vita lavorativa, per la vita familiare, eccetera, ma per la tua vita spirituale. Lo sai che è la tua vita spirituale che sorregge la vita tua naturale? Invece noi che cosa? Ribaltiamo, ci organizziamo se siamo bravi ad organizzare, perché ci sono alcuni che non si organizzano, ma dico, se tu non ti organizzi sull'aspetto spirituale, come potrai a organizzarti sull'aspetto fisico, familiare, lavorativo, quello che sia, sì. Dunque, Gesù prima di dare il miracolo nelle loro mani, che cosa gli dice? Fateli sedere, intanto che imparino a riposarsi. Perché il miracolo non ti arriva subito, perché ce n'erano 5.000. E i 5.000 bisogna distribuire. E per distribuire i 5.000 è già faticoso distribuire a Red Horse, che passa 2 ore. Vero? Immaginatevi 5.000. Dunque imparate intanto a stare seduti. Sì, ma i primi di là mangiano, poi finisce il pane, il pesce. Io l'avrei detto. Io voglio il primo posto, perché se finisce almeno io ho mangiato. Ma se sono l'ultimo, come faccio? Impara a sedere. Noi non vogliamo imparare a sederci, non vogliamo essere sereni, fiduciosi. Anzi, quando vediamo e sentiamo i miracoli di qualcheduno, ci ingelosiamo, ci arrabbiamo. Diciamo, come Signore, hai guarito questa persona che da un mese che viene in chiesa e io 10 anni che vengo in chiesa? E do l'offerta e pago la decima e sacrifico la famiglia e io il miracolo ancora non ce l'ho. Siediti. Siediti. Impara
prima di vedere il miracolo, impara a sederti. Sederti in maniera organizzativa, non in maniera pigrotto. Ma dice, sì, fa tutto lui. Non faccio niente io. No, devi fare qualcosa. Ma quando fai le cose, lo fai riposato. Sentite che cosa dice il verso 10. Gesù disse, fateli sedere, c'era molta erba in quel luogo. Bellissimo. Che colore ha l'erba? E che cosa che riposo? Tu mi fai giacere, Salmo 23, nei verdeggianti pascoli, mi fai sedere nei posti e nulla mi mancherà. Dunque, invece di incentivare il miracolo che noi sentiamo di una persona, noi ci ingelosiamo. Anzi, ci sentiamo un po' inferiori. Sì, Dio non pensa a me. Sì, agli altri tutto succede, ma a me invece no. Agli altri sì, ma io no. No, impara a sederti. Impara a sederti. E c'è, quando ti siedi, c'è tanto riposo. E che cosa ha fatto Gesù? Verso 11, Gesù quindi prese i pani e i pesci. Prese i pani e i pesci. Vuoi lasciare la presa? Se non lasci la presa, non puoi vedere il miracolo. Mi dispiace così. L'esempio. Prima di conoscere Gesù, che cosa hai fatto? Hai lasciato la tua vita, l'hai dato a Lui. E Lui ti ha dato una vita eterna. Tu le hai dato la tua vita e Lui ti ha dato la sua vita. Zoe, la natura di Dio ti ha dato a te. Stessa cosa. Come è successo nella tua vita che l'hai dato? E non è che hai dato qualcosa di bello, perché hai dato il tuo peccato, la tua natura peccaminosa, la tua natura che era adamitica, l'hai dato. Ebbene, non gli hai dato qualcosa di bello. Ebbene, perché gli hai dato? Hai lasciato andare. E si dice, per imparare a nuotare bisogna stare a galla. La prima cosa che bisogna fare, rilassati. Hai dato e Lui ti ha dato la vita eterna. C'è un altro miracolo molto interessante, che guardate il paradosso, per vedere il miracolo Gesù fa con 5.000 che erano, perché ci sono stati due miracoli di moltiplicazione. Il primo è stato 5.000 e 5 pesci. Il secondo miracolo, 4.000, 7 pezzi di pane. Che cosa ci dice? Quando tu hai un problema serio, stai ore a pregare, sintomo di dubbio. Quando hai poco problema, preghi poco o tanto. Il principio che cos'è? Che quando Dio vede qualcosa di grande, Lui fa poco. Quando c'è qualcosa di piccolo, Lui fa grande. L'opposto. Mi sono spiegato? Allora, quando tu hai un problema grosso, cosa fai? Preghi tanto. Quando hai un problema grosso, preghi tanto. Quando abbiamo un problema piccolo, preghiamo poco. Esempio di Gesù. Un problema grande, 5.000 persone. 5.000. Pochi pesci.
pochi 4.000, tanto pane e pesce. Cosa ci vuole dire? Ci vuole dire che quando ci sono problemi grossi, inginocchiati, perché non è per la lunghezza della tua preghiera che Dio ti risponde. Inginocchi, dice: Signore, io ho questo grande problema. Io te lo presento a te e lo lascio andare, perché se me lo tengo mi soffoca, e se continuo a pregare per la stessa cosa così grande mi uccide nella preghiera. Invece il concetto del cristiano che cos'è? C'è un grande problema, allora devo digiunare, pregare, e muore digiunando, pregando. Muore digiunando, pregando. Eppure sta facendo una cosa meravigliosa, è una cosa bellissima che sta facendo, sta pregando e sta digiunando per un problema grande. Perché non dovrebbe farlo? Religione ti dice questo, una cosa buona, è giusta. Invece quello è il sintomo di dubbio, è sintomo di non riposo, è sintomo che non sei rilassato, non sei fiducioso. Dentro, nel profondo di te stesso, intanto sei sfiduciato. Ma una persona che vede una cosa grande e dice: Signore, io te lo presento a te nel nome di Gesù, per me il caso è chiuso, non mi libero, lascio andare. Ma come? Tu hai un gran problema e non preghi tanto? Ma come? Tu hai un gran problema e non digiuni? No, è l'opposto. Perché voglio dimostrare che Dio, in Dio ho fiducia. Ho un piccolo problema, allora sto tanto davanti a Dio, perché sto bene, sto tanto davanti a Dio, prego. Sto bene, ancora di più. Stai bene, vieni alla veglia. Stai bene, adora Dio. Hai un problema grosso, prega poco e lascia andare. Cosa ti sto insegnando? Io non ho capito mica. Perché io ho notato questa verità, che la gente che ha un sacco di problema, grande problema, stando in preghiera, digiunando, è morto lì. Infatti, una storia del pastore Yonggi Cho, che c'era un paralitico che hanno pregato, digiunato, non sapevano che cosa fare, un macello, perché lui, Dio si usava tanto di questo uomo, e fatto sta, non succedeva niente. Senti, vai all'ospedale. Cosa ti dobbiamo dire? Vai all'ospedale. Non sappiamo. Abbiamo digiunato, gridato, strillato, cacciato demoni, abbiamo cacciato tutto. Abbiamo fatto pulizia. Quando hanno lasciato andare, il miracolo è arrivato. Quando non pregavano, quando non digiunavano, il miracolo è arrivato. Era il momento che avevano. Finisco. Non c'è moltiplicazione se prima non si impara, ho detto, l'addizione. Se non hai ricevuto un miracolo, ricordati che sei un miracolo. Se non hai ricevuto un miracolo, impara a dire: io sono un miracolo. E perché sono un miracolo, genererò un miracolo. Invece, quando non vediamo i miracoli, diciamo: non ho un miracolo, non vedo i miracoli, e andiamo in depressione. No, noi dobbiamo avere un linguaggio spirituale. E questo linguaggio spirituale che cos'è? Non vedo il miracolo, ma io sono un miracolo. E se io sono un miracolo, io genero il miracolo. È ovvio che quando tu sfidi, quando fai qualcosa, si ha paura della critica. Vero o no? È l'ultima frase. Non è mia questa, mi dispiace.
L'uomo che ha paura di essere criticato non sarà accreditato, accettato. Se tu hai paura di essere criticato perché canti, perché suoni, perché fai qualcosa e hai paura di essere criticato, non sarai mai accettato, mai accreditato. E c'è gente per paura di essere criticati, non innalzano la preghiera, non si espongono, hanno paura, sono pieni di timidezza, ma in realtà che cosa è che hanno? Hanno paura di essere criticati. Hanno criticato Gesù, lo sapete? Lo sapete che hanno criticato Gesù? Non solo, l'hanno crocifisso. Eppure lui si è esposto. A noi non ci interessa. Se tu lo fai per amore suo, non ti interessa la critica. Se tu lo fai per amore tuo, se tu lo fai perché c'è qualche cosa che per te è un tuo interesse, 0,01%, allora hai paura della critica. Ma se tu invece lo fai per amore suo, qualsiasi cosa, te ne freghi della critica. Amen? Vi invito ad alzarvi. Alleluia a te, Gesù. Crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre.